Grazie Sindaco per l'invito, grazie all'architetto Ciotti per l'esposizione molto chiara. Il progetto che avete, il percorso che avete prospettato si incrocia con tempistiche, come spesso succede, non sempre proprio coincidenti, ma in questo caso tutto sommato sì, con qualcosa di parallelo o di sinergico che ATL come capofila, ma in realtà scritto a quattro mani con Città di Biella, abbiamo fatto aggiudicandoci un bando regionale sulla legge 4 del 2000 per la realizzazione di uno studio di attività, di fattibilità, finalizzato anche questo a interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici, ovvero per proseguire nella direzione illustrata prima di lavorare e di credere in un territorio biellese, non solo cittadino nel nostro caso, ma biellese, che creda nel turismo e lo faccia diventare proprio a usare questo attrattore, questo tema per fare dello sviluppo. Allora io provo a dire molto in sintesi intanto di cosa parliamo quando parliamo di turismo. Ho pensato che fosse utile perché la parola turismo è ricorrente. Vediamo se ci capiamo tutti su quello che intendiamo e che è questo turismo. Il turismo biellese si fonda sostanzialmente su tre asset, come li chiama la regione, che sono immaginabili: il turismo religioso con tutto il sistema dei santuari del territorio, il turismo di alto tempo libero, dallo slow allo sport, cioè dall'estremo nella lentezza, all'estremo nella velocità, però comunque in questo mondo. E poi c'è un terzo asset su cui la regione crede molto, che è la forma di turismo culturale, di turismo d'impresa, e qui si introduce un tema molto importante, il turismo d'impresa come motore di attrazione turistica, laddove per turismo d'impresa si intende tutto quello che sta intorno alla capacità manufatturiera di un territorio, ovvero dagli archivi storici allo shopping. Lì in mezzo ci sono le aziende che c'erano, che hanno scritto la storia dell'economia italiana, hanno degli archivi, hanno dei musei, apre il museo di Menabrea, non possiamo che essere contenti. Cioè, queste sono vere azioni che attraggono, che generano attrazione turistica. Quindi ecco, il terzo asset importante del turismo biellese, per storia proprio, è il turismo d'impresa, già oggi lo è in modo molto significativo. A latere di tutto questo, che assumerà strada facendo sempre maggiore importanza, è il tema dell'enogastronomia. Cioè oggi non siamo un territorio che fa attrazione turistica nell'ambito enogastronomico, non ancora, ma ci sono tutti i presupposti affinché questo diventi, ma in ogni caso già oggi il tema dell'enogastronomia è un tema importante del turismo, perché qualunque turista che arrivi a Biella, oltre a andare a pregare, andare a camminare, andare a fare shopping, poi mangia e vuole mangiare bene, perché poi arriveremo al tema della qualità del turismo. In più la regione ci dice, un po' come ci hanno fatto vedere prima, cioè ci danno dei paletti abbastanza definiti, per fortuna ragionevoli in questo caso, Assessore Parigi, la visione strategica del turismo piemontese colloca Biella in una condizione di città con un'identità forte legata al tessile, alla lana. Tutto sommato è comprensibile, perché se l'Anghero Vero è il vino a oggi, se Torino è la cultura, no? Se i laghi sono la vacanza leisure della mezza età o quant'altro, noi per darci un'identità, se Marcelli è il riso, probabilmente nelle semplificazioni di marketing, ma poi questo va fatto per fare della comunicazione, ebbene, la regione ci dà una connotazione laniera. E quindi questo giustifica e rafforza il concetto di credere e nel verificare anche un trend di crescita del turismo d'impresa, allineato peraltro a cose che succedono da altre parti del mondo. Il turismo d'impresa a livello europeo, e Biella ha partecipato come case history ad un convegno in Expo, abbiamo potuto rilevare i dati della Francia, per esempio, che sono straordinariamente importanti, cioè quello che riesce a generare il mondo turistico in relazione alle imprese del territorio.
imprese che sono tutte, sono da quelle enogastronomiche a quelle tessili nel nostro caso. In più, uno studio, una richiesta fatta esplicitamente da ATL Biella in regione, evidenzia una capacità di spesa altissima, la più alta del Piemonte per quanto riguarda la permanenza a Biella di turisti, cioè nell'arco di una giornata un turista spende di più a Biella di quanto non spenda a Vercelli, Rasti, Appulio e nelle altre province. I numeri del turismo biellese sono due sostanzialmente, sono i numeri da Cenerentola, quindi al momento è facile anche prospettare dimensioni di crescita perché siamo piccoli, questo per far crescere i numeri del VCO è durissima perché loro fanno 3 milioni all'anno di pernottamenti, non ne facciamo 200, ne abbiamo fatti nel 2015 250.000 con 80.000 arrivi, vuol dire che mediamente un turista arriva da noi e si ferma 3 notti. Ci evidenziano anche le ricerche, le analisi che sono disponibili sul sito della Camera di Commercio, frutto del lavoro dell'Osservatorio sul turismo, ci evidenziano questi numeri, queste analisi, che la fidelizzazione è mediamente buona e soprattutto la soddisfazione del turista è mediamente alta, nonostante tutte le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, e poi qualcuno la diremo. Ecco, questo è un po' proprio in estrema sintesi il quadro. Dentro a questo quadro, quindi, ATL e Città di Biella insieme hanno scritto una richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte, che è stata approvata e è stata finanziata con 30.000 euro, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, che abbiamo definito anche noi con dei sinonimi, con delle analogie di titolo, frutto effettivamente della collaborazione. Biella Fabbrica Culturale Creativa, interventi per lo sviluppo e la rivitalizzazione culturale e turistica della città di Biella. Allora, in questo progetto, in questa bando, anzi questo bando che ha ottenuto il finanziamento e che ora questo finanziamento diventa un incarico affidato al Poly Design di Milano, noi chiediamo cosa? Chiediamo all'Istituto Poly Design di aiutarci su due livelli. Nella prima parte di costruire il prodotto turistico come insieme di prodotto turistico, poi darà qualche elemento, però di fatto si è già fatto questo passaggio. Noi diamo all'Istituto Poly Design degli ingredienti che sappiamo essere ottimi, ma da soli non sono un attrattore turistico, non sono sinonimo di capacità di muovere il turismo verso Biella, sono delle esperienze straordinarie. Non ne nomino nessuno perché ci sono troppi stakeholder in sala, ma da sole tutte, anche la più virtuosa di queste esperienze, muove del turismo, ma muove delle nicchie di turismo, delle quantità piccole rispetto a quello che si prospetta poter essere una capacità attrattiva, qualora non riusciremo a fare delle opere e delle azioni immateriali affinché tutto il sistema venga messo a regime e venga inteso come un prodotto turistico. A quel punto faremo marketing, perché fare marketing senza avere una pagina di atterraggio e un prodotto su cui la gente poi può spendere e venire a fare vacanza è un pericolo che abbiamo già corso, abbiamo già fatto, abbiamo già visto, ed è meglio soprassedere. Cosa prevede questo disegno, questo budget, questo finanziamento con il quale andiamo a fare lo studio? Prevede innanzitutto un percorso partecipato che sarà parallelo, sinergico, stiamo definendo con la città di Biella quali passi fare congiuntamente, quali fare autonomamente, ma lì dovremo arrivare. Un percorso di partecipazione, ovvero di conoscenza e di presa di dato di quanto attualmente già in fase progettuale definita, perché qui stiamo parlando di progetti futuri, ma abbiamo anche dei progetti in essere, e quindi quella è la parte che va recepita dai progettisti. Chiederemo ai progettisti di confezionare, di elaborare una pietanza con tutti questi ingredienti, che sia anche frutto della loro capacità di visione, di creazione, di esperienze, cosa che il Poly Design ha. Chiederemo loro anche una restituzione
è una verifica del percorso in atto prima di definire un progetto finale che dobbiamo consegnare, dobbiamo avere pronto entro il 31/12 per ottenere il finanziamento necessario per pagare questo studio. Per cui le necessità di sinergia sono ovviamente straordinarie. Quindi a oggi cosa diamo ai progettisti? Non un foglio bianco, non una ricetta già precostituita, però delle indicazioni molto precise, che sono quelle che abbiamo in parte che abbiamo visto, se non che noi parliamo di una progettualità che deve vedere biella, epicentro, baricentro, motore attrattivo di turismo, per fruizione culturale e territoriale, però non finalizzata solo alla città, ma il turista deve arrivare a Biella e da lì deve partire la sua esplorazione, le sue esperienze nel biellese a 360 gradi, quindi non solo sull'asse di Via Italia, ma l'asse di Via Italia deve diventare comunque il punto di partenza, l'asse di Via Italia o del centro città, non se è il museo del territorio, come il museo del territorio, però che sia un punto da cui possano diramarsi le esperienze turistiche del nostro visitatore. Per cui l'area interessata allo studio è più ampia di quella interessata al Oktoberfest, ed è solo la città e le sue valli, e la sua pianura, perché ovviamente a noi interessa l'incendio, ci interessano la Zizzena, ci interessa il Golfo, ci interessa la Serra, il Giglione, la Burcina, certo che sì. I temi importanti sono quelli che ho detto prima. La centralità di Biella, proprio letta, però quella sì, con la visione che è stata illustrata lì, cioè una città con un cardo, con un asse centrale e con un decumano che vada dalla storia più antica del piazzo, dove siamo noi, fino, attraversando il centro della città, fino al territorio delle fondazioni, come è stato nominato lì. Io banalmente avevo scritto Biella industriale, ma poi lasceremo al design a definirli bene, però di questo stiamo parlando, perché questa è Biella, le virtù attrattive turistiche della nostra città sono esattamente quelle, un asse che vada dalla via La Marmora a salire fino a Biella Riva e attorno alla quale si diramano delle possibilità di esplorazione a nord, in alto e in basso, entrambe estremamente virtuose, ricche e con forti potenzialità. Finisco con un tema, con le note dolenti, non tanto quelle di ATL che i qui presenti sanno, ovvero finanziarie, ma il tema centrale della qualità, ovvero se vogliamo fare turismo oggi e vogliamo fare turismo che vada a intercettare utenze e target meglio alti come quelli che abbiamo detto prima, cioè con capacità di spesa alte, dobbiamo mettere in campo dei prodotti qualitativi alti. Il prodotto qualitativo alto non è solo quello che il singolo operatore o la singola amministrazione riesce a mettere in campo, ma è l'insieme e la percezione che il turista ha arrivando a Biella. Allora, se la regione dice di credere, ci fa progettare e dice di credere allo sviluppo turistico, la regione deve mettere in condizione la provincia di darci delle strade decenti, delle percezioni, anche il comune però su questo deve lavorare, sulle rotonde, ne stiamo parlando con Valeria, perché il turista non può restare estasiato dalle bellezze del museo del tempo di Palazzo Ferrero, sempre arrivarci passa in un territorio che sembra la Bosnia. Questo ce lo chiedono tutti gli operatori culturali, enogastronomici, tutta la sala ce lo chiede, e noi dobbiamo farci forza di questa convinzione, per cui la regione va bene, va tutto bene, progettiamo e facciamo cultura e facciamo turismo, ma il turista che arriva a Biella resta suggestionato da quello che vede prima di arrivare al museo del territorio, prima di arrivare alle colline di Lessona, prima di arrivare alla Burcina. E infine, se la regione, questo sfogo personale, non ci metto niente, se la regione crede al turismo e crede alle ATL, sono due affermazioni che fa la regione, ci dia gli strumenti per lavorare, perché noi siamo con un arretrato di 4 anni di contributi di gestione, come diavolo vogliamo chiamarli, per cui stiamo lavorando, facendo i salti mortali,
veramente inventandoci e vincendo bandi, e con quei bandi lì devo anche riuscire a pagare gli stipendi ai dipendenti. Ma questo è un problema mio. Buonasera, grazie.